quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Benvenuti nella mia caotica cucina. Al momento è così, ragazzi, il caos incondizionato. Nella parte destra c'è tutta la parte della cucina vera e propria e la lavatrice che vedete proprio lì nell'angolino. Nella parte sinistra invece ho due mobili Kallax dell'IKEA, un tavolo e tutti gli elettrodomestici messi sopra sulle mensole o sui mobili stessi. Questo crea grande disordine, quindi via tutto e ricostruiamo la nostra cucina. Liberiamo la parete e ripuliamola tutta, che ragazzi è stata veramente veramente dura. Io l'ho ripulita con questo bastone della Swiffer in cui agganciavo delle salviette detergenti e dello sgrassatore. Quindi con tanto tanto olio di gomito ho ripulito tutte le piastrelle della mia cucina che arrivano fino al soffitto e il mio tetto è a 3,30 m, quindi buon lavoro ombretta. Scusate il caos dietro, sto facendo degli strati di queste salviettine umidificate potenziate con lo sgrassatore e messe sullo Swiffer e viene via l'inferno, ragazzi, puliscono benissimo. E mentre Gabriele a dorso nudo monta Billy, caldo, io continuo la pulitura della mia parete. Sono arrivata lì dove c'è quella striscia più lucida. Non ci crederete, ma ho finito, è tutta bagnata perché poi l'ho ripassata tutta d'acqua. Perfetto, ho finito questa parete, ma oramai che ho cominciato faccio anche le altre tre, non pensate? Il primo Billy nuovo è arrivato, tutta la parete sarà fatta con i Billy. Proseguiamo le mensole e ho preso l'elettrodomestico più alto per decidere l'altezza della mensola. Nel frattempo mi sono accorta che dovrò cambiare anche questo Billy perché in videocamera non si vede, ma questo è diventato giallino e questo è ancora bianco latte. Col tempo diventeranno tutti giallini, però non mi piace questo stacco, quindi lo cambieremo, anche perché non mi piace questo con queste ante. Lo mettiamo in garage e poi lo prendiamo nuovo. Quindi le mensole sopra verranno così, qui gli elettrodomestici per tutto, ma non vi preoccupate perché adesso qui sopra montiamo il top uguale a quello del piano cottura, che non vi faccio vedere perché in questo momento c'è l'inferno, e che sarà appunto rovere. Secondo Billy montato, evviva! Ebbene bene, stato della situazione. Ora ditemi, non è una figata? Allora, Gabriele ha tagliato questo piano insieme al nonno. Insieme al nonno, saluta. Ha tagliato questo piano che è in rovere, viene venduto all'IKEA, vi diremo poi i nomi e tutto nell'info box. Era profondo 60 cm, noi l'abbiamo fatto 35. Su questo piano andranno tutti gli elettrodomestici. Ora ditemi se non è fantastico. E poi sotto ancora mancano le maniglie, già ho riempito dispensa. Allora, quindi ho queste tre ante tra dispense, piatti. Ora ancora ho infilato tutto dentro adesso, ma poi devo riorganizzarmi. Unica pecca qua dietro, io ho questo mobiletto vecchissimo dell'IKEA che devo sostituire, lo sostituirò con un Billy comunque sempre intero con queste ante lunghe, però perché il colore è troppo differente, non può rimanere, e quindi poi farò quest'altra modifica. Ora mi organizzo tutti gli elettrodomestici qui, tutte le cosine carine qua, e poi si cambia il top anche da questa parte. Work in progress. Ed eccoci nella cucina completamente rivisitata. Alla sinistra la parete con gli elettrodomestici funzionanti, a destra la mia bellissima Electrolux, la mia lavatrice stupenda. Dopodiché tutto il top della cucina è stato cambiato con un piano in rovere, bellissimo, che dà calore e una sensazione di contrasto dolce in cucina. Ho tenuto soltanto due taglieri in legno e il vassoio anch'esso in legno. Ho messo qualche tono di verde e
Ho comprato anche un coprilavello per quando la cucina è un po' in disordine. La cucina non si chiude perché c'è un piatto grande che non fa chiudere completamente il mobiletto, ma comunque è funzionante, non è rotta. Adesso guardate, questo è il mio angolo di paradiso in cui preparo tutti i miei manicaretti, è la miracolata. Lei sta resistendo. Adesso passiamo alla parete rivista. Ho creato una parete con un billi intero e poi tre billi accorpati. Nel billi intero c'è una sorta di magazzino arte per te, ci sono tutti i materiali che io utilizzo più frequentemente per il canale. Sopra ho messo l'essiccatrice e la macchinetta per lo zucchero filato, sempre a portata di mano pur non usandole spessissimo. Negli altri tre billi accorpati abbiamo scelto i billi con due ante inferiori. Qui abbiamo messo gli elettrodomestici che non usiamo spesso, dei servizi di piatti che non usiamo spesso, mentre le teglie che uso soventemente le ho messe anche lì a portata di mano. E poi sopra, il tocco del disordine ci vuole sempre, sono le buste che noi usiamo per fare la spesa, che abbiamo tenuto lì in alto e che sinceramente mi scoccia riporre ordinatamente ogni volta, perché sì, ordine ma non maniacale. Accanto a quello che avete visto lì si apre questo altro mobiletto. Io ve lo faccio vedere così, con tutto anche il disordine. Al di sotto abbiamo messo i piccoli elettrodomestici che uso e dei contenitori. Per esempio, qui ci sono le fruste elettriche, la ciotolina con gli utensili della frusta elettrica che uso spesso, l'arancinotto, la ciotola che uso spesso. Qui c'è l'aspirapolvere piccolino da cucina attaccato alla presa di corrente che passa, ora vi faccio vedere, vediamo se riesco, all'interno del mobiletto. Ecco qui. Qui ci sono dei contenitori vuoti, non si sa mai. Qui delle tazzine e delle tazze che non uso spesso ma che tengo a portata di mano perché non si sa mai. Questo è il mio vano dolciumi con pirofila per il plum cake a portata di mano e tutti i miei stampi in silicone. E qui una parte dispensa con tutte le farine. E qua sopra la parte più caotica, perché è quella che tocca sempre mia madre, tovagliolini di carta, panbauletti e pani vari che sono i suoi, le cosine per chiudere i sacchettini, i delta sticks di Duplé, i canovacci vari, le cannucce, oramai siamo passati alla cannuccia riciclabile. E così, vedete, molto spesso queste cose erano al di fuori della cucina dando quella sensazione caotica, adesso invece è tutto ordinato. Ultimo sportello, voilà, quello dispensa. Qui ci sono le salse, le bottiglie d'acqua nel piano inferiore tenuto più alto, scatolami e varie conserve, poi latte, altri scatolami vari e quindi qui merendine e roba per la prima colazione. Dopodiché sopra abbiamo la nostra macchina del gelato Konic, buonissima, il bilancino che mi serve sempre e il frullatore. Ho preso la misura, vi avevo detto, in base agli elettrodomestici, e dietro la presa che fa funzionare tutto. Sopra spezie e frutta secca a portata di mano e la nota di colore che ho scelto sono delle antiche bottiglie che avevo, che ho riempito con dei liquidi colorati. Dopo vi svelerò cosa sono questi liquidi colorati. Voi penserete a colorante, invece no, ragazzi, ve lo dico adesso, sono detersivi. Ma andiamo avanti. Qui ci sono le mie piantine grasse nella parte superiore, collezione di tè con la scatola che abbiamo fatto su Arte per Tè, una piantina deliziosa che sta resistendo anch'essa, capsule e zucchero, e sotto i miei tre cactus che vivono da più di un anno miracolo, il mio forno a microonde Whirlpool e la mia Super KitchenAid. Anche questi tutti attaccati alla presa, quindi tutti funzionanti. Io non devo spostare più gli elettrodomestici per farli funzionare, con la dolce gusto. I bicchieri di plastica sono gli ultimi che comprerò, anzi ne ho un'altra confezione dopo questa, poi passiamo al riciclabile. E poi il mio cappuccinatore fantastico e la mia macchina del pane. Anche questi, io nella macchina del pane conservo anche gli accessori. Anche questi sono collegati
collegati alla presa di corrente, abbiamo creato un vano presa su Billy e così è sempre in ordine. Gli unici due elettrodomestici che sposto quando uso sono il tostapane e il mixer. Allora, vi dicevo, queste bottiglie piene di detersivi, saponi per i piatti, saponi per pavimenti, saponi vari, detersivi vari colorati che così mi servono anche un pochettino da dispensa dei saponi. Quella è la nuova postazione di Bouclé, che prima invece era vicina alla finestra. Qui c'è la porta finestra che porta appunto su un balcone, comodissimo perché non ho dirimpettai vicini, e qui noi facciamo le nostre piccole colazioni al mattino perché questo balcone è molto fresco. E questa è la cucina come si presenta. Un tocco di colore, molto ordine, che viene mantenuto perché non c'è più nulla di esposto. Tutto quello che era prima fuori, poggiato sopra i mobili, adesso è all'interno delle ante, che al loro interno possono essere anche disordinate ma non si vede. Abbiamo raccordato tutti i billi con questo top uguale a quello della cucina, che Gabriele ha sapientemente sagomato ed incastrato ed appiccicato ed avvitato sui billi. È tutto accordato in maniera sapiente. Spero che la nostra cucina vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate. In molti mi avete chiesto: ma quanto dura quest'ordine? Una cucina con elettrodomestici ben messi e funzionanti, con ante che possano contenere tutto quello che è il necessaire per vivere la cucina quotidianamente, rimane sempre ordinata. Questo modo di organizzare la cucina ha fatto in modo che io avessi la cucina molto più ordinata ogni giorno. Bene, spero vi sia piaciuta e noi ci vediamo dopo. Ciao!